Nice. Bene, siamo in un nuovo vlog ed c'è un grande ritorno quest'oggi, vero cameraman? Che per chi mi conosce da un po', lui è il caro Micrio che mi ha accompagnato nei tempi del liceo, nelle nostre cose stupide Ne è sostanzialmente. passato. Ne è passato assai, ma oggi siamo qui con altri video di acquisti perché non ho più fantasia, amici. Se mi dessero i soldi almeno per farli questi video li farei più volentieri, ma in realtà li faccio solamente perché mi va. Ok, sono stato a Romix e è successo letteralmente questo. Più li guardo, più ho sensi di colpa di averli presi. È un degno bottino, però. È molto. Va bene, cominciamo. Ci sono stati un po' di tagli, perché dovevo letteralmente sbustare un po' tutto, e dato che questo muro bianco dietro non è proprio la cosa più bella del mondo per il video, cominciamo con i poster che poi attaccherò qua dietro. Giusto. E indovina un po' che poster mai potrò aver comprato, di cosa mai potrò aver comprato. Prova a indovinare. Io Sì. so solo che sarà Yuri. No, se ci fossero poster Yuri avrei già camera mia tappezzata. No, sono Mannaggia. poster di Genshin. Genshin, ok, era la seconda scelta. Era la seconda scelta perché sto facendo la collezione delle waifu, ovviamente. E Chiaro. tra l'altro sono stato stupido perché c'era anche il poster di Hu Tao, ma io ero convinto di avercelo, invece no. Quindi non l'ho preso. Vabbè. Comunque abbiamo Yaemiko. Immancabile. Sì, per fortuna ne hanno portati di nuovi perché non era così scontato. Abbiamo Shenhua. Nice. Mamma mia, non si vedrà mai, ma poi tanto li attacco, quindi. Ganyu, giustamente. Dove Coco sarebbe? Jian, che ero convinto di avere, invece no, quindi ho soltanto bravo sto giro a prenderla. E il nostro, il pesce. Il pesce. E certo, appunto, volevo prendere Votau, ma non mi ricordavo, quindi ho optato per un poster di Orimiya che mi mancava, infatti, Oh, qua ok. no, non c'è mica. E adesso li attacchiamo e dopo continuiamo per avere un minimo di colore qua dietro. Nice. Bene, adesso abbiamo un pochino di colore, possiamo continuare. Prima in realtà di fare tutti quanti i manga perché sarà lunga la roba dei manga. Ho preso una lucky bag di Genshin Impact. Wait, Pessimo what? acquisto, by the way. Oh, c'è pure click. Che è successo sull'altro Cici. lato? Ah, sono tutte diverse. Sì. Oh, nice. La grafica era uguale per tutte quante. Queste stavano andando a ruba. Tutta la gente che comprava una lucky bag era di Genshin Impact. Ne ho viste forse due o tre di qualcos'altro. Madonna. E che ci E hai trovato lo esattamente? schifo Ottimo. assoluto. Allora, tra l'altro, una cosa che se vuoi posso regalare a te, Wow. perché è un tappetino del Mouse di Pacing. Questo è Wow. figo. A me non serve. Questo, se vuoi, te lo prendi, è tuo. Nice. Una cosa che con Genshin Impact non c'entra un cazzo. Cos'è? Capisci? Cioè, questa tecnicamente, perché ci abbiamo messo io, Rookie e suo fratello, ci abbiamo messo tipo un'ora a capire che la cosa più sensata è che sia una maschera, una sciarpa. Oh. Questo dovrebbe essere tipo un leone, Oh. no? Ma col fiocco che cazzo, cioè, è? Non lo so, sono confuso e anche molto contrariato, sarò sincero. Abbiamo una federa di un cuscino di Diluc, che è ottimo perché Diluc a me sta sul cazzo, quindi gli metto il culo in faccia ogni volta. Mi sembra giusto. E due portachiavi che erano uguali, quindi uno l'ho lasciato suo fratello ad Alessandro. Di Zhongli, che in realtà è abbastanza carino, questo potrei mettermelo in macchina. Poi, altri adesivi che ce li ho là. Perché non ne avevi abbastanza? Evidentemente no. E per fortuna dei poster. Allora, dei poster con altra roba dietro. Adesso, con calma, perché questi qua sono di carta e non di cartoncino come questi qua, quindi è più casino. Quindi sono un attimino più fragili questi qua. Allora, il resto dopo. Allora, abbiamo Shanling. Chi è che ci sono qua? Chongyun e Xingqiu. Bello, questo mi piace molto. Non Poi dimenticare Goba. Goba, giusto. Questo, Che ok. ti devo dire? Che ti devo dire? Va bene, dai, c'è. Lo accettiamo. Questo che è molto figo. Oh, nice. Cici e Carino. Pacing. Sì, questo è molto figo. E poi, ah sì, giusto.
Waifu material. Quindi adesso ho due poster di Ganyu. In realtà è andata abbastanza bene quei poster, voilà. Mi è andata abbastanza bene. E per finire abbiamo una serie di cartoline che ovviamente non useremo mai. Quindi poi direttamente. Allora, le metto tutte quante qua perché ho una carta foil di Fish e delle cartoline. Olè. Abbastanza fighi in realtà, anche se sono palesemente fan art. Già. Ok. Però ok, una carta di Fischl foil, sono, non lo so, non lo so. Qualcosa da mettere sulla porta, evidentemente, di lumine. Per fortuna che è di lumine, perché io uso lumine, quindi in realtà mi va pure bene. E per finire, che all'inizio non l'avevo visto, una mega spilla di Rosaria. La mia main. Sono un bambino molto felice, sappiatelo. Che Sappiate, non fortuna. ho. Esatto, infatti, quando l'ho vista ero. Non ho idea di dove la metterò perché è gigante, però qualcosa mi inventerò. Quindi, ecco, diciamo che per 25 euro Decisamente. Però, vabbè, c'erano, ho detto facciamolo. Perché no? Ah, sì, giusto, c'erano anche gli adesivi. E questi erano gli adesivi che sono minuscoli. Oh Cioè, mio nel Dio. senso, sono veramente minuscoli. Però, ok, cioè, Carini però. sono carini, sì. Ci stanno, anche se non ho veramente idea di dove metterli. Bene, siamo pronti a passare a tutti i manga. Allora, Un respiro profondo. sì, perché ci sarà molto, molto, molto di. Allora, premessa. Non ho preso solamente a Romix i manga che ho comprato, perché, cioè, non ha senso. Come editore, ok, io sto parlando della J-Pop perché né la Star Comics né la Panini c'erano. Tu come editore porti delle anteprime, porti qualcosa che è appena uscito anche durante quella settimana lì? No. E voglio cominciare facendo un esempio, perché ho visto l'anime mentre ero in viaggio in treno e ho detto ok, mi compro il manga. Ho preso tutto quanto Shadows Ok. House. Ok? Non pensavo sarebbe stato così interessante, non pensavo fosse così tanto alla The Promised Neverland, la prima parte di The Promised Neverland, quella bella, almeno a livello di anime. E quindi ho detto ok, mi compro il manga. Era appena uscito il settimo volume, ma in fiera avevano solo i primi sei. La casa editrice ufficiale. Sono molto confuso. E, tra l'altro qui è potenziale spoiler, in realtà, perché questo è l'ultimo volume. Vabbè, facciamo così. Quindi il settimo l'ho trovato il giorno dopo alla Feltrinelli a Roma Termini, che ormai è diventato un punto fisso da visitare perché hanno più roba là che in fiera. E non sto Wow. scherzando. Quindi Shadows House. Ovviamente non l'ho neanche ancora cominciato a leggere, però se volete farvi un'idea, l'anime è molto interessante, quindi dateci un'occhiata. Bene, ovviamente non poteva mancare il secondo volume di My Dress Up Darling e sono stato fortunato perché la sera c'era una conferenza della J-Pop e hanno detto che è andato letteralmente polverizzato in poco più di mezza Immaginavo. giornata, nel senso. Quindi ho fatto bene ad andare subito a prenderlo perché altrimenti non l'avrei trovato. Non ha bisogno di presentazioni, My Dress Up Darling. È semplicemente troppo bello. Cazzo, leggetelo. Guardatevi l'anime, è bello, punto. Poi, continuando con roba della J-Pop, ho preso tutti i nuovi numeri. Ah, quindi il. Cos'è? Il 3, il 4, il 5 e il 6 di Nagatoro. Ho una posizione forte su Nagatoro e la adoro semplicemente. Anche lei non penso che abbia molto bisogno di presentazioni. Tutte quando sto cominciando ad appassionarmi moltissimo a questo tipo di commedia romantica con personaggi femminili così particolari, ok, in un certo senso. E su questo filone, alla Feltrinelli ho trovato anche i nuovi numeri di Uzaki-chan Wants to Hang Out.
giusto per chiudere il cerchio della sacra trinità, evidentemente. Non ci manca nulla. Ci mancherebbe solamente Comic and Communicate, però non ho ancora visto l'anime, quindi quello per adesso sto aspettando, anche perché non ho lo spazio, io non, cioè io questi qui non so dove li metterò, perché se inquadri gentilmente il mio scaffale, ed è pieno, è quello a sinistra è pieno, e quindi bene, merda, vabbè, Buona fortuna. ne avrò decisamente bisogno. Continuando con la roba della J-pop, invece, ci togliamo subito questi due qua, che sono il 12° e il 13° volume di Magical Girl Spec Ops Asuka. Trovate da Feltrinelli pure questi, perché in fiera non c'erano, però ci sta, cioè non è una serie che fa chissà quanto clamore, quindi avevo visto l'anime, mi piaceva, quindi sto continuando a prendere il manga, ma e il 19° di The Rising of the Shield Hero, che adesso sta uscendo, è cominciato a uscire la seconda stagione, però che appunto non ho intenzione di leggere prima di aver visto l'anime, sostanzialmente. Poi della J-pop abbiamo, ho preso, io devo smettere di comprare serie nuove, ma non ce la faccio, quindi le compro. Quindi no, ho approfittato della fiera per prendere i primi quattro volumi, che sono tutti quelli usciti finora, di Miss Kobayashi's Dragon Maid. Che dire? I disegni sono parecchio diversi in realtà dall'anime, ma non mi stupisco perché l'anime è fatto dalla Kyoani. Quindi la Kyoani si sa che va un attimino a reinterpretare e ad aggiungere molto di suo, di personale nelle serie di cui fa l'anime. Però comunque mi era piaciuto l'anime, quindi va da sé che vado a comprare anche l'opera originale, ecco. E per finire con la roba della J-pop, e sempre per la serie nuove, che quindi poi co dovrò pure continuare, è appena uscito l'anime, La Divisa Scolastica di Akebi. Una serie a cui prima di aver visto l'anime non avrei dato mezzo centesimo, e sono incredibilmente serio, non avrei dato un centesimo bucato ad una serie del genere, ed è probabilmente stata la mia preferita della scorsa stagione. Che sembra strano, detto che ho parlato, visto che ho parlato così bene poco fa di My Dress Up Darling, ma qual è il fatto? My Dress Up Darling sapevo che sarebbe stato bello. Questa è stata una sorpresa ed è stata una sorpresa fantastica. Si possono fare tante battute sulla quantità di fetish che ha questa serie. Ok, si Ok. possono fare veramente molte battute, ma non è per questo, forse. Non solo per questo che mi è piaciuta. No, parlando seriamente, è uno slice of life fatto benissimo e ha quella punta di dramma, di traumi, che i piccoli è tutta roba abbastanza leggera in realtà, però ha quella parte un po' più seria che a me fa piacere vedere anche in uno slice of life. Ok, continuiamo. E questa qui è tutta roba praticamente che ho trovato, quasi tutta roba che ho trovato da Feltrinelli in realtà. Abbiamo i nuovi numeri di Whisper Me a Love Song. È sempre la solita formula, vedo Yuri lo compro. Easy, proprio non c'è un anime di questa serie, ok? L'ho presa solamente perché Yuri. That's me. Questi qui cadranno sicuramente perché li metto qua. Ok. Continuiamo con una cosa molto interessante perché finalmente ho trovato il quarto volume e quindi conseguentemente ho potuto comprare anche tutti gli altri. E abbiamo comprato tutti quanti. Aspetta che magari evitiamo spoiler incredibili. Ho comprato letteralmente tutti quanti i volumi rimanenti di Otakoi. Signori, un salasso a livello di spesa, eh? Non ho intenzione di girarci tanto attorno perché 9 euro a volume è un furto e io resto dell'idea che sia un furto. Però per fortuna che non sono tantissimi volumi perché si è concluso con l'11°, quindi ce li ho tutti. Però ragazzi, 9 euro a volume, porca puttana. Però grandissima serie pure questa, straconsigliata, guardatevi l'anime se avete dei dubbi, però secondo me merita un sacco. E adesso passiamo ad un discorso un po' più delicato perché ho deciso di prendere anche il manga di Darling in the Franxx. Perché ho deciso di prendere il manga di Darling in the Franxx se l'anime ha, diciamo, qualche piccolo
piccolissimo, minuscolo problema, ecco, diciamo, soprattutto nella parte finale, perché è confermato già da tempo che l'autore del manga, dal momento che, ricordiamolo, Darling in the Franxx è anime original come serie. Questa è una serie che non è una trasposizione in manga dell'anime, è semplicemente la stessa storia rivisitata, ma l'autore ha avuto la libertà creativa di fare sostanzialmente il cazzo che vuole. Quindi abbiamo l'inizio che sarà uguale, ma andrà a svilupparsi in modo diverso. E quindi si spera che gli daranno un finale giusto, un finale o decente. Non darmi speranze. Secondo me invece potrebbe venire fuori qualcosa di buono, perché si vede lontano un chilometro che Darling in the Franxx hanno fatto un troiaio dopo metà serie e hanno cercato di raffazzonare tutto quanto alla fine in 3 episodi fatti male, e quindi sinceramente io ho fiducia, ci spero. E poi io sono stracontento perché ho trovato, alla Feltrinelli ovviamente, figuriamoci se in fiera c'è sta roba, abbiamo trovato, bam, il cofanetto dell'anthology di Ruby. Sono contentissimo che l'avessero portato in Italia innanzitutto, e sono contentissimo di averlo trovato. E questo è vero, non è un manga giapponese, è tratto da una web serie americana, però ragazzi, mamma quanto è bello Ruby, ok? Io sono anzi lo apriamo proprio qua direttamente, anche se è già mezzo desfato la plastica che c'è attorno. E a me Ruby piace veramente tanto, ma proprio tanto tanto, e sono veramente stracontento che abbiano anche fatto un bel box da collezione, cose così. Non ho idea di come si apra sta roba. Ottimo, me ne sono appena reso conto ed è stato abbastanza imbarazzante. Aspetta, allora, voglio essere sincero, non so benissimo di che cosa parli l'anthology, perché è già stato fatto un adattamento manga da volume unico di Ruby, che sostanzialmente va a narrare eventi della prima stagione. Questi qui invece sono 4 volumi che vanno a concentrarsi sui 4 personaggi principali, ovvero Ruby, Wise, Blake e Yang. Però non so se sono dei flashback, non so se sono cose originali, dovrei leggermeli, e questi effettivamente potrei farlo a breve. Tu che non hai visto Ruby, secondo te, cioè, anzi no, qual è la tua preferita? Oh mio Dio, aiuto. Non avendo visto la serie. Viola. Blake, quindi? Yes. Sarebbe nero, però... Qui è viola. Lo so, è vero perché giustamente sarebbe un po' brutto. Bravo, uomo di cultura, perché anche la mia, bravo. Hai nice. Risposto giusto, 5 punti a Gryffondor. E avremmo finito se non fosse che io in fiera una delle cose che mai avrei sperato di trovare, l'ho trovata. Colpo di scena, devo ringraziare Alessandro che me l'ha fatta notare, perché altrimenti io ci sarei passato di fianco e non l'avrei proprio notata di striscio. È una serie che stavo cercando da un po' di tempo e non sapevo nemmeno fosse stata portata in Italia, da quanto vecchia e il fatto che non viene nemmeno più stampata. Signori, ho trovato tutta la serie di K-On! Sono una delle persone più felici al mondo in questo momento. L'ho pagata all'inferno in terra, perché sono tutti e 6 volumi, e quindi sono i 4 della serie principali più i 2 special. No. Quanto hai speso? Sicuro di non svenirmi davanti? Dillo. 90 euro. Solo per questo? Sì. Però... Una cosa? Allora, c'è una spiegazione, e poi in realtà abbiamo controllato anche online e non è stata una spesa così stupida. Allora, perché il bello è che questa qui,
perché era giustamente imballata, è roba usata, infatti non sono in condizioni proprio perfette, perché la sovraccoperta comunque non è della qualità che c'è adesso la J-Pop, però voglio dire, all'interno le pagine sono bianchissime, sono tenute perfettamente, quindi almeno all'interno è veramente... Non ho niente da dire. La sovraccoperta è un pochino segnata, ma nulla di grave. Quando ho visto la serie, era imballata e tutto, il prezzo era 120. Wow, ok. Ok. Io ho chiesto, cioè giustamente, ho chiesto al tipo perché era un negozietto che aveva portato lo stand, e gli chiedo, ma scusa, ma cos'è sto prezzo? Cioè, scusa, capisco tutto quanto, però vorrei farvi notare che i volumi costavano 6 euro l'uno, ok? Come mai adesso ne costano 15 all'uno, cioè. E mi ha detto, ma in realtà è per il fatto che la serie è completa, perché i primi quattro volumi si trovano abbastanza facilmente, ma i due speciali, che sono volumi singoli, sono più rari, e col fatto che non vengono più stampati sono sempre più rari. E quindi sono quelli che hanno fatto tirare sul prezzo. Alla fine gli ho detto, senti, si vive una volta sola, pigliati sti soldi prima che me ne penta. E poi andando a guardare online effettivamente trovavi la serie completa a 120 euro. Ne abbiamo trovata una completa a 30, ma sembrava veramente rovinata, ok? Quindi a conti fatti preferisco spendere... L'ho fatto, ormai l'ho fatto, non c'è storia. Sono comunque in condizioni abbastanza buone, quindi lo volevo perché K-On! È una gran bella serie. Mamma mia. Sto cominciando ad avere i sensi di colpa Sì, lo a sguardo del posteriori. rimorso stavo. I miei hobby sono leggermente dispendiosi. Porca troia. Comunque, sì, questo è tutto il disastro che ho comprato a Romix. E il bello è che ci sarà anche l'edizione autunnale del Romix e io ci tornerò molto bene. Bene, grazie per aver visto me in un altro video dove butto soldi e faccio vedere i modi dubbi in cui butto soldi. Grazie a tutti, ci vedremo con un nuovo video.